Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi è 9 giugno 2017, in collegamento per Voci Transnazionali Libri TV, ancora una volta con Blanca Bricegno. Grazie ancora di essere qui con noi, Blanca, per fare una trasmissione tutti praticamente gli aggiornamenti della annosa vicenda del popolo venezuelano, questo popolo, diciamo, che avrebbe tutte quante le candidature, potrebbe essere uno dei più ricchi, almeno per quanto riguarda l'America Latina, perché è una zona ricca anche di materie prime, di petrolio, eppure da tempo è mortificato non solo da una situazione di povertà, di miseria, di bisogno, ma anche da una vicenda politica che è quella di Maduro, veramente diciamo ormai ben oltre il non rispetto più dei diritti umani. Ne parliamo con Blanca. Blanca Bicegno è la nostra amica indio, come io amo chiamarla, radicale, animatrice del gruppo Ares Band, di opposizione al sistema già chavista, quindi anche Maduro. Diciamo che Chavez lo chiamiamo qui insepolto, Maduro lo chiamiamo illegittimo, per chi non sapesse, ed è un gruppo di proposta non violenta, in linea poi insomma anche con lo spirito radicale che Blanca abbiamo visto incarna e ha incarnato spesso, l'abbiamo incontrata negli appuntamenti radicali. Allora Blanca, io questo appuntamento di oggi volevamo parlare di Costituzione, di Assemblea Costituente. C'è questa offerta di questa Assemblea così offerta, insomma, poi è da capire se è più un'offerta o una trappola da parte di Maduro. Notizia recente è che la procuratore generale di Ortega Diaz, che era stata nominata dallo stesso Maduro, ha presentato un ricorso di nullità contro la convocazione di questa Assemblea Costituente, che appunto dovrebbe occuparsi di redigere questa nuova Costituzione, peraltro appunto per quali motivi? Perché ci sono insomma delle procedure di elezione di questa Assemblea Costituente che sono, diciamo, poco rispettose di un criterio, di un principio democratico. Do subito a te la parola per entrare in qualche modo nei dettagli di questi progetti e per farci sapere insomma tutto ciò che puoi dirci di aggiornato su tutta quella vicenda di questo popolo. Bene, grazie Gianni, e come sempre Aires Ven, Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana, ringrazia profondamente e sempre di più a Liberi TV e alla tua persona, perché le testimonianze di quanto abbiamo detto, dei contenuti della nostra scuola di pensiero, delle nostre posizioni politiche, rimarranno come testimonianza delle verità che forse perché siamo troppo piccoli non vengono considerate e che però sono state fondamentali. Quindi io direi che è molto importante iniziare questa nostra intervista chiarendo un fatto incontrovertibile, che è che l'attuale regime, come l'abbiamo spiegato tante volte, è illegittimo sin dall'inizio. Mai ha attraversato l'ombra di uno Stato di diritto, nato già nel seno di una democratura, ha utilizzato il potere dello Stato usurpato da questa banda di delinquenti, perché non sono altro, e hanno avuto l'abilità di instaurare un narcostato. Diciamo, questa situazione si è vista travallare dalle diverse accuse sulla natura di corruzione di certi boss venezuelani, che pure abbiamo trattato noi su Liberi TV, che arrivano semplicemente dagli Stati Uniti. Diciamo, non ultimo c'è il processo ai due nipoti dei boss, un marito e moglie a capo del narcostato. Bene, noi abbiamo pure chiarito che nel Venezuela la piramide si era data un piano di azione che era chiamato il Plan Patria, che ne abbiamo parlato qui, e che nel fondo questo plan è una sovrastruttura, cioè è sopracostituzionale.
Questo piano che è stabilito dal comando generale di questo paese invaso e che risiede nell'isola di Cuba, trova proprio nell'illegittimo ed ecco perché forse la ragione della sua esistenza, un seguace fedele e ubbidiente a questi comandi. Così l'ordine di assassinare a mansalva il civile non fa acque da nessuna parte, in quanto nell'isola del Che Guevara il Paredón portava via centinaia di vite di dissidenti. Ricordiamo en passant il caso del generale Ochoa, che fu un eroe delle battaglie dell'esercito cubano in Africa, che è stato fatto fucilare perché a un certo punto è stato considerato una grande rivalità rispetto al Castro che oggi è cenere, secondo ufficialità Beh, da quel sì, paese anche lì. insomma abbastanza credo ragionevole e plausibile che effettivamente sia morto, insomma. No, va bene, che sia morto sì, il fatto è che le cenere corrispondano al suo DNA, forse è morto tanti anni prima, cioè ci sono dichiarazioni del padre Palmar, che è un venezuelano, che dice esattamente quando è morto, così come dà la data di morte dell'insepolto, noi la diamo al 28-29 dicembre, invece lui la dà al 12 dicembre del 2013. Comunque, ogni mosso, ogni singolo contratto, ogni azione per attaccarsi al potere è illegittimo. E Aires Ven, assieme ad altre voci della resistenza, ha urlato sin dall'inizio questa situazione, ma il mondo ha scelto di ratificare un assassino al comando di un narcostato. Le ideologie di sinistra internazionale l'hanno sostenuto oltranza perché se ne occupava dei poveri. E oggi non solo il paese è sommerso in una povertà mai vista prima, ma è un regime necrofilo fondamentato sui tre fattori socioentropici che nominiamo sempre: Sì. menzogna, terrore e odio, con la sua quarta gamba di staliniana memoria, una pseudoposizione collaborazionista, politicante ed elettorera, al punto tale che in mezzo all'attuale insurrezione popolare, come noi però avevamo ipotizzato un po' che poteva succedere, con i nostri giovani, i nostri eroi, oramai già sono aggiustiziati adolescenti. Ieri hanno ucciso un ragazzo di 17 anni, e di fronte a un olocausto, ad uno sterminio per fame, denutrizione e mala salute del popolo Neo venezuelano, Marlanda. loro clamano elezioni. Quindi abbiamo parlato pure in un programma delle irregolarità delle decisioni di annullare dell'Assemblea nazionale, la sua illegittimità, e questa cosa nuovamente, perché nel 2014 abbiamo persino fatto un programma speciale, poi nel 2015 abbiamo fatto un programma il 12 febbraio per onorare i nostri ragazzi caduti. Sì. Bene, oggi si trova una situazione curiosissima, ed è che, come hai detto tu, la FECAL, come la chiamano nella resistenza, la procuratrice generale Luisa Ortega Díaz, è uscita sullo scenario politico del paese prima, e quello l'avevamo spiegato, Sì. per dare i passi, tornare indietro dall'illegittimità di quelle azioni che comunque anche con la sua azione abbiamo spiegato che non permette la Costituzione, questo passo indietro rimangono incostituzionale, e oggi Praticamente lei si era, tanto per ricordare a chi ci ascolta, si era opposta praticamente alla sentenza con cui praticamente la Corte Suprema aveva esautorato il Parlamento. E oggi, che poi peraltro è una che è conosciuta come una seguace di Maduro, ha presentato un ricorso di nullità contro la convocazione appunto dell'Assemblea Costituente. I motivi sono appunto i problemi diversi. di elezioni, viene chiamata un po', è un po' corporativistica come criterio. Ecco, sì,
diciamo che è molto curioso, è la posizione nell'analisi, diciamo, di Ayres-Rehn, è che la partitocrazia comunque, sia quella oppositrice che quella unica del PSV, del Partito Socialista Unico Venezuelano, non vogliono e non possono diciamo, accettare che probabilmente in un orizzonte un po' lontano ci si possa vedere la libertà. Il popolo venezuelano è un popolo che porta libertà, il glorioso popolo venezuelano oggi lotta nelle strade per libertà. E questi manipolano queste situazioni, ma anche i giornali italiani dicendo che bene, ma anche dal Senato, Casini, Gasparri, eccetera, Certo. eccetera, Luis Orellana, che conosceva molto bene il progetto originario di Ayres-Rehn, lo sostengono questa partitocrazia ed è chiara. Quella proposta nostra l'avevamo lanciata al 40° congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, al quale sono iscritta anche quest'anno, e quindi tristemente però la nostra statura bisogna vederla al microscopio elettronico per loro. E quindi io li avevo ringraziato dicendo Gesù ha detto gli ultimi saranno i primi, quindi noi ringraziamo profondamente essere gli ultimi. Bene, la situazione è interessante perché chi è lei? Lei è una persona non tanto seguace di Maduro, ma Maduro, cioè l'illegittimo l'ha nominata, ma veramente lei è una fedele seguace di Chavez e quindi e lo dichiara chiaramente. Ovviamente c'è una lite interna molto grande e vedere un'insurrezione che potrebbe portare, come abbiamo detto in diverse occasioni, a libertà attraverso un processo transitorio, cioè un governo di transizione che abbiamo dal punto di vista di Ayres-Rehn detto che non può non essere civico-militare per come è frattumato il paese, diviso i territori in bande, narcobande. I cosiddetti collettivi che sono gruppi paramilitari Eh che sì, ne abbiamo parlato, sì. secondo il padre Romero sono 18.000 gruppi tutti armati, quindi si capisce che il paese praticamente va in frantumi. E loro comunque in questo momento si sono consociati una parte dell'opposizione la pseudo-opposizione collaborazionista a un nuovo idolo. E il nuovo idolo è Luis Ortega Díaz, come se lei non avesse nemmeno una sola macchia di sangue o di giustizia nel suo avere. Comunque, lei cosa sta facendo? Quello che deve fare un fecal, una fiscal, sta facendo il suo lavoro. Oh, lo doveva iniziare moltissimi anni fa, o con Maduro, almeno dagli ultimi 3 anni, però non è andata così. Io, Gianni, ho preparato, sarà un pochettino noioso, spero di no, spero che gli ascoltatori mi perdonino, perché io ho trascritto un po' il contenuto della sua ultima dichiarazione di ieri, onde così portare una documentazione fedele. Okay. La fiscal Selena Luis Ortega Díaz introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la constituyente, que ella también había introducido los temas contra la ilegalidad de la anulación de la legitimidad de la Asamblea Nacional. Ella considera, beh, questo lo dico in italiano, lei considera fortissimamente che sta difendendo la democrazia partecipativa e protagonica del Venezuela e considera che c'è una repressione feroce. Lei si è presentata di fronte alle telecamere che l'hanno intervistata con un ordigno in mano, dicendo è questo l'ordigno con questa modalità
è che hanno ucciso il tale ragazzo e sta facendo un elenco dei caduti. Devi sapere che in questo momento l'aggressione è tale che sparano le biglie, perché la biglia poi tu non puoi identificare da quale arma e quindi sono prevenzioni ai possibili ricorsi per crimini di lesa umanità. Bene, lei ha detto così. Lei ha introdotto il titolo giuridico in spagnolo, è così: un recurso contenzioso electoral de nulidad, conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar y nominada de suspensión de todos los efectos de la constituyente. Ese es un recurso contra la prostituente, come la chiamamos en Venezuela. Lei dichiara e dice che lei vuole assolutamente che il Tribunale Supremo di Giustizia dichiari la nullità di queste decisioni del Consiglio Nazionale Elettorale, che come abbiamo spiegato a Liberi TV è un altro potere, Sì. il Venezuela ne ha cinque. Allora, primero, la decisione della convocatoria dell'Assemblea Nazionale Costituente. Porque este recurso es contra eso, porque el decreto presidencial no cumple los extremos legales, porque es el pueblo el que tiene la potestad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. Tercero, decisión pública hecha por el presidente, por la presidente del CNE, que informó que iniciaría la fase de postulación de candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuarto, también porque no se crearon ni decretos ni estas bases comiciales. Lo dijo uno de los rectores, decía, que los actos administrativos deben estar publicados en Gaceta Oficial para saber el alcance y contenido de tal propuesta de la constituyente, porque una constituyente a espaldas del pueblo no puede ser constituyente. En una constituyente tiene que participar el pueblo. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral, como un poder público, debe velar por la vigencia de la Constitución. Oí decir a una de las rectoras que el CNE no es el organismo encargado de dirimir si la prostituyente es o no, bueno, ella no dice prostituyente, perdónenme, si la constituyente es o no constitucional. Ley continua. Yo quiero recordar lo que dice el texto constitucional del artículo en vigencia del artículo 333, que adesso spiego in italiano, che dove dice che ogni cittadino deve collaborare assolutamente per il ristabilimento della Costituzione. Quindi, poi lei continua e dice: "Por eso vine hoy a presentar recursos de nulidad, porque considero que el CNE incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa, del principio de igualdad y del voto, el derecho al sufragio y la participación política, el principio de soberanía constitucional", en ley sottolinea especialmente ese, precisamente questo diritto di sovranità costituzionale. Continua lei. Este recurso che sto intentando è per difendere la sovranità popolare, per difendere la Costituzione, la democrazia partecipativa e protagonica, per difendere a los venezolanos, perché qui lo che sta in gioco è il paese, è la integrità de los venezolanos, è la paz che nos merecemos. Es el respeto que nos merecemos, porque hasta ahora los llamados a constituyentes, y ustedes, periodistas, quindi si riferisce ai giornalisti in particolare, han sido testigos de excepción, han sido llamados violentos,
Los vamos a aniquilar con la constituyente, he oído. Los vamos a poner presos. Están obligados a apoyar la constituyente porque serán enjuiciados por traición. Serán encarcelados. Frases agresivas y amenazantes. Quienes no aceptan la constituyente son traidores, llamados fascistas, terroristas. No podemos vivir en un país así. Leipo y Nietzsche, la paz debe construirse colectivamente entre todos, no debe ser impuesta por un único bando. Una constituyente llamada sobre amenazas. Entonces hoy vengo a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie y sobre todo que el Tribunal Supremo de Justicia y la sala electoral declare la nulidad de todos estos actos. Estamos, ed ecco qui, quello che dicevamo all'inizio, ed è molto importante, estamos destruyendo el legado del presidente insepulto y explica la filosofía, que es una filosofía de vida. Ecco, questo te lo dico in italiano perché è come lei veramente si pone come alla difesa assolutamente di tutta la proposta del socialismo del secolo XXI, che poi Fidel aveva detto che quando le hanno chiesto cos'è questo, lui ha detto il comunismo non è servito neanche qua a Cuba. Ci sono state dichiarazioni registrate. Comunque lei indubbiamente allora si mette alla difesa del legado, dell'eredità filosofica e modalità di vita in un principio di vita del XIX. Poi fa una richiesta interessante per i tanti contenuti, se non lo si vede linearmente, ma tu lo vedi poliedricamente. Allora, dice, pido a los habitantes del país que rechacen la constituyente y que acudan al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral. En el piso cuarto está la sala electoral. Y ustedes, ciudadanos, todos que están en desacuerdo, pueden acudir aquí al Tribunal Supremo de Justicia a hacerse parte y rechazar tal convocatorio. Ecco, come vedi, sì, va bene, io ti manderò sì, una traduzione di questo. Anche perché è abbastanza lungo, così possiamo mettere, diciamo, questo testo in italiano, anche così si può seguire, che alcune cose si capivano, altre meno. Però siccome la situazione è anche abbastanza tecnica, è importante spiegarlo bene. Sì, no, ma io penso che diciamo che se noi proponiamo le sue parole, allora da bravi libertari radicali fratalici possiamo fare diverse letture. Ma l'iscritta sei soltanto te, quindi non io. No. Ah, ok, va bene. Allora io, ok. È così. Il dogma è quello. Va bene, ok. Allora io ho comprato il biglietto di quel treno. Okay. Non sono sceso. magari fa dispiacere. No, non vorrei fare la parte di quello che sale abusivamente. No, ecco, d'accordo. No. Noi siamo correttissimi e proprio per correttezza abbiamo portato le sue parole senza interpretazioni o senza una traduzione che faccia capire altre cose e la facciano diventare l'attuale eroina, perché ci sono persone, per esempio il signor Abelardo Isaguirre, che è stato un fiscale, un procuratore della Repubblica, è stato espulso, lei lo ha espulso, lui vive in esilio per un giudizio assolutamente viziato, ovviamente, eccetera, ma lui oggi dice, bisogna ascoltarla, bisogna seguirla, senza però fare l'ulteriore analisi che almeno io l'ho ho imparato anche da Marco Pannella, che questa considerazione della partitocrazia. Al momento che lei chiede a tutti i cittadini del paese, poi chiarisce che non siano d'accordo di andare a
apporre la loro firma magari per rivocare questa costituente, e c'è di sottofondo l'intenzione anche di poter placare la rivolta Certo. che c'è per le strade. E a questo momento diversi analisti politici, ma è anche Aires Ben, siamo d'accordo che oramai il controllo di queste manifestazioni, perché comunque partono e sono non violente, e i ragazzi quello che fanno è lanciare indietro quello che a loro arriva quando, insomma, si tengono in vita, allora placare queste rivolte, perché è indubbio che uno dei passi che dovrebbe seguire una vera opposizione, e come diciamo nella resistenza, allora è dichiarare uno sciopero generale politico che magari possa durare 2 o 3 giorni per poi passare a uno sciopero insurrezionale fino alla fine della tirannide, ma con la tirannide, come Aires Ben diverse volte l'ha dichiarato, se ne va tutta la classe politica attuale, la quale veramente la mesa della Unità Democratica non ci rappresenta, perché abbiamo spiegato che noi siamo divisi in 3 grandi parti, 2 minoranze, MUD e ufficialismo, e poi noi sicuramente con maggiore maturità che nel 2014, con una generazione di giovani che sono nati nel regime, quindi non hanno conosciuto l'altra Venezuela, ma veramente più agguerrita e più libertaria della precedente, che, come abbiamo spiegato pure su Liberi.tv, si è fatta comperare con gli incarichi, Sì, cariche di deputati, l'abbiamo detto, senatori, l'abbiamo eccetera. chiamata, anzi l'ha chiamata l'opposizione Burunciaga dal nome Ah, sì. Burundanga, della sì, famosa sì, erba la che famosa Burundanga, sì. esattamente. E senti Blanca, abbiamo fatto tardi, si è esaurito il nostro tempo. Io ti ringrazio per questo approfondimento oggi che è testuale, quindi diciamo inattaccabile perché tu hai commentato delle parole testuali che tu hai riportato, hai letto. E tecnico allo stesso tempo. È importante. Penso che saremo, come Libri TV, per quanto riguarda il Venezuela, in qualche modo, profeti. Adesso, magari senza entrare poi nel mistico, ma comunque politicamente parlando, sul fatto che questa Luisa Ortega Diaz, da fedele chavista, si sta rivelando quasi una che tira le orecchie un po' a Maduro perché non è abbastanza continuatore. Tu ci hai detto oggi, ci hai raccontato che appunto ha fatto queste cose in qualche modo anche cercando di accattivarsi, di diventare un'eroina un po' di questa enorme massa di protesta. Ce ne siamo accorti, tu te ne sei accorta, Libera TV ha offerto questa finestra, probabilmente magari gli analisti più in là e anche certa stampa se ne accorgerà però dopo e commenterà queste parole, insomma, un po' in qualche modo arrivando a ciò che noi invece abbiamo già detto oggi. Io oggi mi fermerei qui col commento a questa notizia. Bene, oltre a ringraziarti, viva il glorioso popolo libertario venezuelano, Venezuela libera, democratica e cosciente. E come ci dice il nostro Signore Gesù, conoscerete la verità e la verità ci farà liberi. Certamente resistenza propositiva non violenta, ma non mettiamo ostacoli a nessuna uscita per la rifondazione della Repubblica del Venezuela in uno Stato di diritto, con il rispetto dei diritti umani, federalista, decentrata e laica. Grazie. Grazie ancora Blanca Bicegno, appuntamento alla prossima puntata di Voci Transnazionali sul Venezuela. Grazie.